Ecco, Gauguin, io in effetti non mi sono mai occupato di, in particolare di Gauguin, ma un po' del periodo in cui Gauguin è vissuto, sì, scusate, sono abituato in genere ad averlo fisso sulla scrivania. E allora mi sono fatto degli appunti su, per i quadri che ha. No, va bene, ecco. Questo va meglio? Sì. Sì, basta per l'angelo. Allora, il film ci ha parlato, insomma, della vita di Gauguin, e anche dei suoi quadri, non c'è dubbio, ma ha messo in evidenza un aspetto che è certamente importante, e vale a dire il rapporto in Gauguin tra vita e arte. Ecco, se c'è stato un artista che, per il quale la vita e l'arte hanno fatto tutt'uno, questo è sicuramente Gauguin. Questa dimensione dell'identità tra vita e arte, per cui l'arte è come se fosse un riscatto o una messa in scena della vita, è proprio Gauguin. Certo, c'è stato anche Rimbaud che l'ha preceduto, e anche Rimbaud ha viaggiato, e anche intorno a Rimbaud, come intorno a Gauguin, si è creato un mito, una leggenda, proprio perché la sua arte ha a che fare con la vita, e la vita si confonde con la sua arte. Ecco, questa dimensione romantica dà luogo a un mito, il mito di Gauguin. Altri artisti non hanno questa avventura del mito, perché poi il mito, come succede sempre per i miti e per le leggende, alla fine diventa più vero della realtà, indipendentemente da quella che è stata effettivamente la vita di Gauguin. Quello che emerge è questo Gauguin che parte in una dimensione altra, alla ricerca di un paradiso per tutto, e che lui stesso alla fine confesserà che non si può ritrovare. Il paradiso perduto non si ritrova, ahimè, se non in una dimensione di sogno. Questa dimensione di sogno è sicuramente importante nell'arte di Gauguin. Lasciamo perdere la vita, ne hanno parlato anche troppo su tutte le questioni, anche troppo su tutte le questioni legate alla vita privata, insomma, non ci interessa. Vediamo l'artista Gauguin, indipendentemente dal mito e indipendentemente da questa dimensione romantica. L'artista. L'artista Gauguin vive in un momento di passaggio importantissimo. Importantissimo perché abbiamo questo anche se appena, è stato appena accennato, insomma, vive in un contesto dove sta fiorendo l'impressionismo. Alle spalle di Gauguin ci sono due grandi artisti, Manet e Cézanne. Davanti. Dico questo perché è lì che va inquadrato Gauguin, se no non si capisce questo venire, come dire, ex nihilo, non viene ex nihilo. Dall'altra parte, quello che è la modernità di Gauguin, per cui vale la pena vedere il film su Gauguin, nel senso vale la pena vedere, studiare le opere di Gauguin, perché hanno qualcosa da dirci, nel senso che lì c'è la sua modernità. Ma in che consiste questa modernità? Ecco, la modernità di Gauguin è sospesa, dicevo, tra Manet, Cézanne, che sono i grandi della seconda metà dell'Ottocento, che hanno aperto al Novecento. Adesso vi dirò il perché. Accennerò qualche cosa. E dall'altra parte, Gauguin, è quasi strano a dirsi, ma Gauguin anticipa in qualche modo, e sotto alcuni aspetti, Picasso e Matisse. Non è cosa da poco, sotto certi aspetti. Ecco, quali sono gli aspetti che Gauguin intanto riprende da Manet e da Cézanne. Manet non andava d'accordo con gli impressionisti, e gli impressionisti, tutto sommato, non hanno mai apprezzato Gauguin, per esempio Renoir e soprattutto Monet. Gauguin era loro totalmente indifferente. Perché? Perché Gauguin esplicitamente affermava che il pittore non si deve affidare all'occhio o esclusivamente all'occhio. L'occhio certo che è importante, perché l'occhio è l'organo della vista, noi dobbiamo vedere, il pittore vede, ma vede che cosa? Vede con l'occhio, ma
vale a dire, vede portando avanti la sua visione retinica o vede in qualche altro modo? Sì, vede con l'occhio, ma con un occhio che fa tutt'uno con la mente, con il cervello. Vale per Manet quello che diceva Cézanne di se stesso: il mio occhio pensa. E Gauguin lo dice più volte: il pittore non deve fermarsi a guardare, deve pensare, deve affidarsi non all'occhio, ma deve affidarsi al cervello, dove per cervello intende una dimensione interiore. Mentre guarda, deve sognare. E allora l'occhio di Gauguin è un occhio sognante, un occhio che pensa, un occhio che sogna. Vale a dire, Gauguin è contro ogni forma di naturalismo. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, verso la fine dell'Ottocento, e Gauguin manifesta pienamente la fine del naturalismo. La pittura non ha nulla a che fare con il naturalismo. La pittura non deve riprodurre la realtà, deve produrla. Sembra di sentire quelle che saranno le parole di Paul Klee: il pittore non riproduce ciò che vede, ma fa venire alla vista qualcosa che non si vede. Qualcosa che non si vede è il rapporto tra visibile e invisibile. Il visibile diventa artistico, quello che noi viviamo può diventare opera d'arte a una condizione: che questo qualche cosa sia rivestito, sia innervato, sia, come dire, riempito d'altro, dal visibile. Ed è questo qualcosa d'altro, dal visibile, che fa sì che quel visibile non si definisca mai una volta per tutte, ma si presenti come qualche cosa che si offre a noi in modo di fatto sempre diverso. Una delle accuse che venivano fatte a Gauguin era che dipingeva troppo in fretta, che i suoi quadri non erano finiti. È vero, Gauguin è un pittore, per così dire, la cui pittura è non finita. È vero, ma il non finito è un'apertura di Gauguin proprio alla modernità. Per modernità intendo il Novecento, il non finito, cioè la volontà di non rifinire esattamente, di non copiare la realtà. La realtà va evocata, va suggerita. Il pittore deve suggerire, non imitare, non riprendere, non riprodurre, suggerire. Suggerisce in che modo? Con pochi tratti. Quali sono i tratti? Quelli che sono gli elementi fondamentali, e Gauguin lo sa bene quali sono. Gli elementi fondamentali della pittura, gli elementi fondamentali dell'arte figurativa, sono tre: la linea, la forma, il colore. Sembra di sentire in Gauguin quello che poi sarà la teorizzazione, che ne farà un grande filosofo del Novecento, come Wittgenstein. In una proposizione di Wittgenstein, delle ricerche filosofiche, Wittgenstein dice esattamente questo, per dire: ciò che fa di un quadro non è il ciò che è descritto, ma sono le linee, le forme e i colori. E la nostra attenzione deve essere portata verso queste, le linee, le forme e i colori. E queste linee, queste forme, questi colori non si danno mai in modo rifinito e definito, dicevo prima, una volta per tutte, ma è come se si configurassero a noi che le guardiamo in modo complesso, in modo diverso, continuamente da ricreare, ripeto, in modo sempre nuovo. E questa è la forza. Allora, da una parte, dicevo, si rifà a Cézanne, riprende proprio il tema centrale di Cézanne: l'occhio pensa, l'occhio che pensa. L'occhio, la mano, si rifanno al cervello, è tutt'uno. Contro gli impressionisti, che si affidavano completamente all'occhio. L'occhio guarda la realtà, la natura. En plein air, i pittori impressionisti dipingevano fuori dagli atelier e tenevano conto, sappiamo, alcuni capolavori di Monet, per esempio le famose cattedrali, la famosa cattedrale di Rouen, che è vista, di Rouen, che è vista in a seconda delle varie ore del giorno. Ecco, però Gauguin rifiuta questo affidarsi all'occhio, e quindi rifiuta l'impressionismo, l'occhio. L'occhio di Monet comunque non è affatto disprezzabile. Cézanne, che era sicuramente l'opposto di Monet, non si affidava all'occhio ma al cervello, alla testa. Lui dice che la pittura deve
cogliere quella che è l'essenza. Guardate che questo poi in fondo non è teorizzato in questo modo da Gauguin, ma è quello che farà Gauguin. Deve cercare di cogliere non l'apparenza, di cogliere l'essenza delle cose, di ciò che si vuole dipingere, cogliere ciò che sta dentro, e che ciò che sta dentro non può essere visto, può essere pensato, o meglio può essere affidato a quello che noi abbiamo come sguardo e non come occhio. È uno sguardo che coglie nelle cose ciò che appare insieme a ciò che le cose nascondono. E il vero pittore deve riuscire a far emergere l'altro delle cose, di ciò che appare. Questo è il cézannismo di Gauguin. Questo è ciò che Gauguin riprende pienamente da Cézanne. Dall'altra parte c'è, dicevo, Manet. E Manet è molto presente nei quadri di Gauguin. Soprattutto quello che fa di Manet uno dei padri. Ma in quest'ultimo quadro che hanno fatto vedere di Gauguin c'è una citazione addirittura di Dejeuner sull'erba? Sì, certo, di Manet. Certo, certo. Ecco, questo Manet è un suo pittore prediletto, lui ama molto Manet. Ecco, ma che cosa riprende di fatto Gauguin da Manet? Quello che fa di Manet in modo precipuo l'antesignano dell'arte moderna. Vale a dire il fatto che ciò che conta nell'arte non è la raffigurazione, non è l'elemento naturalistico, ma sono gli elementi di base. Dicevo prima linee, forme e colori. In Manet queste linee, forme e colori si danno come rapporto tra orizzontali e verticali. La grande pittura di Manet riproduce esattamente questo, cioè riproduce la tela. Una tela è fatta da una verticale e orizzontale. All'interno del quadro, dei quadri di Manet, quello che osserviamo sono continuamente queste orizzontali e queste verticali. Basti pensare, non so, alla fucilazione di Massimiliano, dove ci sono i fucili orizzontali, i soldati verticali, il parapetto di un muro orizzontale, da una parte e dall'altra i vari piani del terreno, sempre orizzontali e verticali. E poi le balcone, un altro quadro famosissimo di Manet, dove quello che emerge è esattamente questo, rapporto verticale-orizzontale, e questo rapporto che fissa l'attenzione sugli elementi portanti del quadro e non su ciò che il quadro racconta. Questa è la modernità di Manet, questa è la modernità di Gauguin, perché anche in Gauguin quello che conta è di fatto la struttura del quadro, orizzontali e verticali, le verticali degli alberi. Se ne è visto poco qui, ma in Gauguin c'è moltissimo di questa verticalità degli alberi, contrapposta all'orizzontalità dei piani, e all'interno queste figure, che non sono figure riprese naturalisticamente, ma sono come il risultato di ciò che l'occhio vede e che insieme pensa, o meglio sogna, figure di sogno, figure di illusione, figure che non appartengono ad una dimensione reale, ma che appaiono. Per esempio le due donne si sono viste un paio di volte, queste due donne con il seno scoperto che avevano della frutta in mano. Tra le mani. Ecco, queste due donne alle spalle non hanno nulla, altro elemento importante, altro elemento che Gauguin riprende da Manet. Dicevo, verticali, orizzontali, e tutto il quadro, la pittura è schiacciata su questa verticalità e orizzontalità, una pittura schiacciata, vale a dire una pittura che esclude la prospettiva. La prospettiva che ancora vale per gli impressionisti non vale per Gauguin, non gli interessa la dimensione naturalistica prospettica. Quello che abbiamo è una pittura schiacciata, dove il fondo fa tutt'uno con la superficie e il resto è occupato da questa dimensione verticale, orizzontale del terreno degli alberi, e le figure sono tondeggianti come curve tese ad allacciare in qualche modo l'orizzontale con la verticale, e queste figure sono lì, davanti a noi, con la loro presenza immediata. Da dove vengono? Non si sa. Vengono dal niente, appaiono. Quello che Gauguin riprende sono esattamente questo apparire dal niente di queste figure. E questo loro apparire dal niente, questa sorta di evento, vengono lì, davanti a noi, appaiono. Questo che Gauguin riprende, è questo che ci vuole comunicare, l'apparenza delle figure, come in un sogno, sempre al di là di quello che noi possiamo vedere. Si è visto, se lo ricordate, il Cristo giallo, una delle prime opere fatte, dei primi capolavori, fatto in Bretagna. Ecco, il Cristo giallo di Gauguin mi pare un quadro estremamente significativo dell'atteggiamento generale di Monet verso la pittura. Guardate, il Cristo giallo non è il Cristo in gloria, né è il Cristo
dolente, doloroso, crocifisso, non è, insomma, non è il Cristo, non è il Cristo né di Piero della Francesca né il Cristo di Grunewald, il Cristo crocifisso con le spine che esprime il dolore, niente di tutto questo, è il Cristo giallo, colorato di giallo, il colore prediletto. Ma quello che conta non è soltanto l'atteggiamento, la posa di pietà del Cristo, né dolente né in gloria, sta lì, è il Cristo degli umili, dei contadini, di queste donne bretoni che il film ci diceva sono piene di superstizioni, di religione, è il loro Cristo, sta tutto lì, mite, come sono miti questi personaggi. È quello che domina il colore e insieme al colore la croce massiccia, verticale, orizzontale, e i piani dietro la croce che di fatto sono in prospettiva ma, come dire, appiattiti sulla superficie, sono le orizzontali, contrastano con questa dimensione verticale. Ecco, un altro elemento mi pare importante, dicevo Manet, riprende Cézanne, rifiuta l'occhio che semplicemente vede, eppure l'occhio è importante, tanto importante per esempio in Monet che lo stesso Cézanne, grande avversario di Monet, proprio perché Cézanne si affidava all'occhio che pensa e non all'occhio che semplicemente vede, diceva di Monet: Monet è soltanto un occhio, certo, che occhio quello di Monet, ma resta appunto un occhio diverso da Gauguin, diverso da Cézanne, uno dei padri appunto spirituali, come cercavo di dirvi, di Gauguin. Ecco, altro punto fondamentale, quello che Gauguin rifiuta, dicevo, è il naturalismo, è la dimensione figurativa naturalistica, e in questo rifiuto Gauguin, quello che considera come elemento primario, fondamentale da rifiutare, è l'arte greca, il grande peccato, scusate, non riesco a vedere l'orologio, mi si gira, dunque, ancora qualche minuto. Allora, quello che è il vero peccato della pittura, il punto da cui la pittura nasce distorta, ad avviso di Gauguin, è la Grecia, l'arte greca. Perché? Perché l'arte greca, lo sapete, l'arte greca è puntata su due elementi fondamentali: l'imitazione della natura, per questo era rifiutata e condannata da Platone, no? Perché era troppo imitativa dell'uomo, del corpo, delle misure, dell'armonia. Quello che lui rifiuta è l'arte greca, l'armonia greca, e poi la bellezza greca dell'arte greca. L'arte greca punta alla bellezza, la modernità. Gauguin in primis rifiuta la bellezza. Manet, Cézanne non puntano sul bello, sulla bellezza, né tantomeno quelli che saranno i successori. Picasso, lo stesso Matisse, la bellezza non c'è più. La bellezza greca, l'armonia, la perfezione greca, tutto questo è finito, appartiene al passato. Un grande filosofo come Adorno lo dirà: la modernità ha perduto la bellezza, per ritrovarla, forse un giorno. Ma adesso non c'è più, non potete guardare un quadro moderno e vedere in quel quadro la bellezza che possiamo cogliere dai greci fino al Rinascimento, ma diciamo pure fino all'inizio dell'Ottocento. Questo puntare sull'armonia, la perfezione, la bellezza, tutto questo è passato. Gauguin non cerca assolutamente questo. Allora dicevo, il rifiuto del mondo greco e invece l'apprezzamento di ciò che precede la Grecia, l'arte precedente quella greca, per esempio l'arte egizia, fatta di figure immobili, e ci sono quadri, sono passati due o tre volte davanti a noi, di figure che rimandano alle figure greche, alle figure, scusate, non greche, egizie, queste donne riprese di profilo che hanno le mani, se avete presente qualche dipinto egizio, immobile, sempre in un certo modo, e lui le riprende, queste polinesiane, perché in qualche modo la dimensione polinesiana è la dimensione arcaica, precedente quella greca, un mondo che viene prima della civiltà, e in fondo è il mondo che in qualche modo Gauguin pensava essere, costituire il paradiso perduto, che poi è stato perduto da che cosa? Attraverso la civiltà, e dunque ancora una volta a partire dalla Grecia, e dobbiamo risalire ancora prima, e in qualche modo pensava che lì nella Polinesia avrebbe ritrovato questo, non lo trova, ma lo inventa lui, e le sue donne di fatto sono inventate,
sono queste donne che in qualche modo riprendono il modello non greco. E quello che più conta in questi quadri dove le donne sono protagoniste è il tentativo, lo sforzo, diciamo meglio, di Gauguin di armonizzare, di rendere compatibile la dimensione corporea, che è massiccia, è stato sottolineato, questi corpi massicci, e insieme il fatto che questi corpi massicci non possono stagliarsi su un orizzonte distante, perché sono schiacciati sull'orizzonte e insieme emergono dall'orizzonte. Questa è anche la capacità di Gauguin. Non c'è più prospettiva, l'orizzonte viene in primo piano e tuttavia queste donne in qualche modo sono immerse in un orizzonte che non c'è, perché sono affidate al primo piano e dunque sono insieme dentro e fuori. Le vediamo e insieme qualche cosa di loro ci sfugge, è il rapporto tra rappresentabile e irrappresentabile che sta al cuore di ogni arte, di ogni pittura, e la grandezza e l'importanza di Gauguin, quello che è la modernità di Gauguin, che Gauguin riprende da Manet, da Cézanne e per questo anticipa Picasso e Matisse, che esplicitamente si rifanno a Gauguin, è proprio il fatto di tentare di mettere in scena davanti ai nostri occhi ciò che di fatto non appartiene alla rappresentazione naturalistica, far emergere dentro il naturalismo qualche cosa che l'occhio non vede e che tuttavia noi, non affidandoci all'occhio, riusciamo a cogliere, a sentire. Potremmo dire uno sguardo, non è l'occhio, e lo riusciamo a sentire proprio in quanto quelle figure nelle quali cogliamo qualcosa d'altro da ciò che vediamo in qualche modo ci guardano, sono gli occhi di queste donne che guardano verso lo spettatore. Dicevo, anticipa Picasso, guardate soltanto questa battuta, poi mi pare che c'è qualche cosa in cui si dovrà, c'è il giovane Picasso, avremo forse modo di riparlare di Picasso, ma solo come qualche battuta, solo per due elementi almeno, che si racchiudono in un quadro che è il vero quadro in cui nasce il grande Picasso, diciamo è il quadro a cui appartiene tutto il mondo, tutto il Novecento, un quadro del 1907, Le Demoiselles d'Avignon, lì Picasso in qualche modo in queste donne si rifà alle donne, almeno nel tratteggiamento del corpo di Gauguin, ma soprattutto quello che emerge è il fatto che non c'è lo sfondo, tutto è schiacciato in superficie e queste donne che guardano verso lo spettatore non hanno però lo sguardo malinconico delle tahitiane, ma hanno lo sguardo, come dire, seducente, perverso, delle demoiselles, che sono le prostitute, no? Di un bordello che era in via degli Avignon, in via d'Avignon a Barcellona. Oh, l'ultimo elemento, non voglio, sono le 8:30, dicevo, anticipa Picasso, ed è importante, non è una cosa da poco, capite, riuscire a anticipare un gigante come Picasso, e dall'altra parte Matisse. Ecco, in Matisse, questa anticipazione di Matisse è nel tipo di questa ricerca di un mondo perduto, questa ricerca di un paradiso. Questo paradiso Matisse lo metterà in scena, esplicitamente rifacendosi a Gauguin. Il quadro da questo punto di vista più importante è un quadro di Matisse del 1906, La gioia di vivere. Questa gioia di vivere è espressa in questi personaggi, in qualche modo propri di Gauguin, in queste donne che sono distese, nude, le vediamo in lontananza, come se fosse un paradiso, solo che la differenza di fatto tra Gauguin e la tecnica pittorica, che poi in questo caso non è neanche troppo distante. Mi riferisco soprattutto all'atteggiamento dei due. Laddove in Matisse, laddove in Gauguin c'è sostanzialmente una dimensione malinconica, triste, forse la consapevolezza che il paradiso non si trova e non si è trovato. Lui arriva a Tahiti pensando chissà che cosa, di trovare un'umanità, una natura primitiva, primigenia, invece già ci sono i coloni. È un sogno, appartiene al passato, tutto è sognato, tutto è rivisto, è un sogno consapevole e come tale triste, malinconico, laddove invece nella gioia di vivere di Matisse c'è una dimensione di speranza, di trascendenza esplicita, che poi è ciò che contrappone Matisse in questo slancio di trascendenza, di gioia della vita nella vita e verso l'altrove,
che lo contrappone a Picasso, dove tutto è immanente, dove appunto nelle Demoiselles d'Avignon le due prostitute dietro, indietro si fa per dire perché tutto è in primo piano, aprono una tenda e dietro la tenda non c'è nulla, la dimensione dell'altro, dell'epifania, dell'assoluto è sparita. E Gauguin, questo è stato uno dei primi a coglierlo. Grazie professor Di Giacomo. Volevo dirvi che il prossimo incontro con il professore è il 17 aprile per il film sempre di questa serie dei film dell'Anexo. 17 aprile il Museo del Prado, la Corte delle Meraviglie. Voi capite che se il film riguarda il Museo del Prado, io non posso parlare del Museo del Prado, lo dico subito, quindi di cosa parlerò? Parlerò di 2, 3, 4 quadri, a mio avviso, importanti del Museo del Quadro. Ecco, questo volevo dirvi. In primis, naturalmente, quello che anche nella copertina del film, della pubblicità qui che si fa del Museo del Prado, emerge, cioè Las Meninas di Velázquez. E quindi parlerò del Las Meninas di Velázquez e, lo dico subito, di Goya, che è un altro grande protagonista del Prado, vediamo. Ecco, però per dirvi, non è che io faccio la guida del Prado, faccio semplicemente, analizzerò 2 o 3 quadri. La guida del Prado, come abbiamo detto all'inizio, il film ci racconta tutto il contesto, il professor Di Giacomo entra dentro. E poi, dicevo, l'altro appuntamento è il... Il giovane Picasso, la data. Lo vedo. Il giovane Picasso, l'8 maggio. E lì parleremo delle Damoiselle. E riparleremo di questo quadro che certo. Sta al confine, proprio, che certo. Traccia il confine dell'arte contemporanea. Grazie. Beh.